Ciao a tutti e a tutte, bentornati al canale. Sono appena arrivato in questo luogo paradisiaco, il lago di Antrona, e oggi mi sono fiondato diretto dal lavoro in uscita, quindi sono sveglio dalle 5 di stamattina, ma ho voluto fare questa accelerazione un pochino sui tempi perché avevo un po' di voglia di avventura, ecco. E quindi ho deciso di pianificare questo itinerario che probabilmente molti di voi già conoscono perché è un must. Non si tratta nient'altro che del Giro dei Laghi di Camposecco e Cingino. Quello che abbiamo visto prima è il lago di Antrona. È un lago naturale che si è originato a causa di una grossa frana. Qua dietro invece c'è la diga del lago di Camplicioli, se si pronuncia così. Quindi questo itinerario toccherà ben 4 laghi. Camplicioli, Camposecco e Cingino sono tutti i laghi artificiali dell'Enel, quindi con diga. La variante a mio parere molto carina che ho inserito all'interno di questo video è il passo di Antigine, che non ho mai fatto. Questo giro e questa valle io le avevo già girate in passato molto spesso, e il Giro dei Laghi l'avevo già fatto parecchi anni fa, molti anni fa. Il passo di Antigine non l'avevo mai visto, quindi l'idea è quella di fare il giro completo dei laghi e aggiungere il passo di Antigine. È un itinerario che potenzialmente si fa anche in un giorno solo, il Giro dei Laghi. Io ho deciso di farlo così perché ho voglia di star fuori, godermi la montagna, dormire in questi bivacchi che sono dei nuovi bivacchi, e oltretutto vedrete che questa valle è una valle molto selvaggia e bellissima, e credo che la troveremo anche qui in alto con i primi colori dell'autunno. Si comincia a vedere anche un po' di neve, infatti il passo di Antigine resterà un pochino un dilemma proprio per le condizioni dell'innevamento ed eventualmente del ghiaccio. Oltretutto forse avrete sentito che qui in Ossola recentemente, settimana scorsa, ha fatto un'alluvione pazzesca e quindi molte strade sono franate, ci sono stati allagamenti, i fiumi sono esondati, un disastro, c'è gente che ha perso tutto, è stato un vero disastro. Quindi io mi auguro di non trovare sorprese lungo l'itinerario, quindi delle grosse frane che magari potrebbero farmi perdere tempo o addirittura bloccare il mio cammino. Questo lo scopriremo a breve. Eccomi arrivato alla diga e al lago di Camplicioli. Come potete vedere, il livello del lago è veramente molto alto rispetto a quello che sono abituato a vedere. Camposecco rimane lì dietro. Ho già visto che all'altezza del bivacco c'è un pochino di neve. Questo video è sponsorizzato da YFood. Che cos'è YFood? Anzi, cosa non è YFood? YFood non è un integratore proteico e non è un prodotto dietetico. YFood è un pasto completo, quindi all'interno di questa bottiglietta abbiamo l'equivalente di un pasto completo, quindi 500 calorie, il giusto equilibrio di macronutrienti, quindi grassi, proteine e carboidrati, 26 vitamine, quindi tutti i micronutrienti necessari, è senza lattosio, senza glutine ed è ricco in fibre. YFood lo potete trovare in questo formato oppure in barrette o anche in polvere. Se volete essere ancora più essenziali e più leggeri, potete portare dietro la polvere e miscelarla all'occorrenza. Ci sono vari gusti di YFood. Questa ad esempio è una di quelle occasioni in cui si adatta bene l'utilizzo di un prodotto del genere, perché io non ho fatto in tempo a pranzare oggi ad esempio. Vado oltretutto anche abbastanza di fretta perché è un po' tardi e devo arrivare su al bivacco prima che faccia buio. Quindi questa bottiglietta mi fornirà l'equivalente di un pasto e non mi darà problemi nella digestione, quindi lo assimilerò molto più rapidamente rispetto a un pasto completo. Si parte con la prima lavata. Ok, da adesso in poi eccoci qua alle indicazioni per Camposecco, qua da 4 ore. Da adesso in poi è tutta salita, non molla mai un metro. Guardate questa vecchia baita crollata, che peccato, un sacco di lavoro sprecato. Purtroppo sono a circa 1600 metri, fa caldo, sto sudando molto,
Non so se il caldo sono io ad essere particolarmente affaticato. Comunque, questa salita spinge. Ogni tanto mi arrivano delle grosse folate di odore di capra. Evidentemente c'è in giro o qualche camoscio o qualche stambecco, perché questa è una zona anche molto frequentata dagli stambecchi. Sono a quota 1750 circa. Questo è il limite della vegetazione. Qua ci sono gli ultimi larici e da qua in poi è tutto prato. Là sopra si cominciano a vedere le costruzioni, la casa dei guardiani della diga, e di dietro c'è la diga di Camposecco. Ora che ci sono davanti me lo ricordo molto bene questo passaggio. Qua c'è una bella scalinata ripida ripida. Ve l'avevo detto che li avremmo incontrati ed eccoli già lì, i primi due stambecchi che ci guardano incuriositi, ma questo è ancora nulla, ne vedremo molti altri. La diga, siamo praticamente arrivati ormai. Come potete ben vedere qua stiamo pestando la prima neve di questa stagione. Ed eccoci arrivati al primo target raggiunto, il lago di Camposecco. Che dite? Bel posto, eh? Guardate i colori del lago, che meraviglia.
Sono appena arrivato al bivacco, un bivacco nuovo di zecca questo, è stato costruito un paio d'anni fa. Adesso andiamo a fare un piccolo tour. Il bivacco sarebbe inagibile a causa del Covid, ma ovviamente essendo da solo direi che non ci sono problemi. Quindi facciamo un giretto. Allora, ci sono 3, 6, 9 posti letto qua, con anche dei materassini, quindi è tutto veramente ben attrezzato. È perfettamente isolato e coibentato, quindi la temperatura interna è molto piacevole. Ma guardate là, cioè proprio la perla incredibile è questa, ragazzi. Cioè questo è un bivacco super lusso. Guardate che roba. Pensate che l'ultima volta che sono stato qua sarà stato 10 anni fa, forse anche di più. Questo significa che sono diventato molto vecchio nel frattempo. Sono passati tanti anni, troppi. Questo bivacco non c'era, c'era un bivacco in lamiera, molto più spartano e grezzo, però era, mi ricordo che era comunque ben coibentato e teneva bene il calore. Invece dall'altra parte, il bivacco di Cingino, un bivacco in pietra, domani se riusciremo lo vedremo comunque, e quello è un bivacco dell'Ener. Quindi l'itinerario di domani attraverserà questo tunnel che passerà in mezzo alla montagna, e sarà un paio di chilometri di tunnel che percorreremo con la torcia frontale. Sarà molto suggestivo. Spero di non trovare eccessivamente neve e ghiaccio che potrebbero creare problemi, insomma. Adesso mi preparo una cenetta. Una cenetta. C'ho anche il vino, guardate qua, ho preso il San Crispino, ho preso, neanche il Tavernello, mi sono rovinato stavolta. E sì, ho un po' di taralli, un po' di formaggio, un po' di salame e un po' di riso e pollo, e insomma un po' di cosine ce l'ho. Quindi adesso mi preparo qualcosa e poi stasera a nanna presto, perché sono stanco. Domani ho intenzione di partire presto e domani mi sveglierò con un'alba, si spera, bellissima. Dormirò qua sopra, quindi avrò la finestra proprio qui. Sarà uno spettacolo. Salute da Camposecco. È ora di andare a nanna. A domani. Buongiorno. Ho dormito una meraviglia, si dorme veramente comodissimi in questo bivacco. Abbiamo materassi, cuscini, c'è tutto, e l'isolamento permette di avere una buona temperatura, quindi ho dormito caldissimo all'interno del mio sacco a pelo. Sono le 6:20, ho deciso di fare una sveglia abbastanza presto, così almeno mi godo l'alba e parto presto con un po' di neve ghiacciata, perché adesso c'è un pezzo un pochino innevato qua, prima di entrare nel tunnel.
Ok ragazzi, è ora di rimettersi in marcia. Oggi percorrerò il sentiero che andrà fino al lago di Cingino. E quindi c'è questo famosissimo tunnel da attraversare lungo circa un paio di chilometri. E dopo lo vedremo, è molto bello. E passeremo su un percorso della antica ferrovia che era stata costruita ai tempi per appunto fare i lavori delle dighe di Cingino e Camposecco. Qui una volta, all'inizio del secolo scorso, era una zona estremamente viva e c'erano costruzioni ovunque e c'erano centinaia di persone che lavoravano per la costruzione di questa diga. Era un grosso paesone qua sopra. E adesso andremo a percorrere un po' di questo sentiero storico di questa antica piccola ferrovia per il trasporto dei materiali per la costruzione di questa diga. Poi, e se non ci sarà troppa neve, proseguirò verso il bivacco Antigine, che è praticamente un gemello di questo, quindi un altro bivacco molto confortevole a 2800 metri. Vedremo come andrà la giornata. Le previsioni sono ottime per il momento, una bellissima giornata, però ho visto che verso le 3 davano un peggioramento, quindi un po' di neve, un po' d'acqua, quindi sarebbe meglio arrivare prima. Ecco, questo per l'appunto è il percorso dell'antica piccola ferrovia costruita per compiere i lavori di costruzione delle dighe. Eccoci al tunnel che ci porterà al lago di Cingino. Entriamo. A pochi metri dall'ingresso c'è l'interruttore. È consigliato comunque utilizzare anche una torcia frontale, perché se dovesse spegnersi l'interruttore mentre siete dentro, non vedete una cippa. Niente, proseguiamo. Come potete vedere, per terra c'è un sacco d'acqua, quindi oggi è garantito che i miei piedi saranno fradici. Che dite, vi piace questo tunnel? È da fare solo se non soffrite di claustrofobia, chiaramente. Sono un paio di chilometri così. Però ad un certo punto arriva una bella griglietta a salvarmi i piedi. Immaginarvi che lavoro colossale scavare un tunnel del genere in alta montagna e installare poi anche il tubo. Siamo proprio nel cuore della montagna qui. Silenzio assoluto. Oh! Ci siamo. Ooh.
E luce fu. Ecco lì la diga del lago di Shingino. Guardatelo lì, lo stambecco. Non ne vedo sulla diga oggi. Strano. Ecco il lago di Shingino. Qua sotto la famosa diga degli stambecchi. Come già vi accennavo, l'idea oggi è quella di arrivare al nuovo bivacco di Antigine, al passo di Antigine. Però c'è molta neve, quindi non lo so, la vedo un po' duretta, però ci proviamo. Ci proviamo perché non costa nulla provare, perché eventualmente se non dovessi farcela torno indietro e qua c'è il bivacco del lago di Shingino e quindi potrò pernottare lì. Quindi ho un piano B garantito oggi. Questo è il lago di Shingino e a differenza del lago di Camposecco, che è un lago artificiale creato per sbarramento, questo è un lago che in origine già c'era, era un piccolo lago naturale, così mi avevano detto ai tempi i custodi della diga, avevo avuto occasione di chiacchierare con loro. Questo bacino durante l'inverno viene svuotato, da quanto mi avevano detto, e in effetti il livello è basso, si sta abbassando, probabilmente stanno già procedendo alle operazioni di svuotamento. Mi stavo quasi dimenticando di dirvelo, ma vi devo ricordare di iscrivervi al canale, a questo canale e al nuovo canale, perché nonostante continui a pubblicare su questo, la maggior parte dei contenuti verrà pubblicato sul nuovo canale. Il link lo trovate in descrizione, mentre per questo canale basta che schiacciate iscriviti e attivate la campanellina. Ma altro dettaglio di questo tratto che sto percorrendo è che fa parte anche lui della GTA, della grande traversata delle Alpi, quindi è sicuramente ben segnalato. Sto cercando di raccapezzarmi qui tra questa neve. Purtroppo questa è una neve brutta perché è una neve bagnata, copre la traccia, quindi devo andare piano e cercare di evitare di sbagliare traccia. Spero tra un po' di riuscire a vedere il bivacco in modo da avere un riferimento visivo. Ok, sono al punto dove svolta il sentiero, quindi da qua è tutto salito a 600 metri di dislivello. Vedo che già il meteo sta peggiorando, spero che non peggiori troppo. Sarà un po' dura con tutta sta neve, devo farcela però, devo arrivare al bivacco. Vedete, ce n'è di neve, ce n'è. La Valle Antrona è così, imprevedibile. Ecco, vedete cosa può succedere? Questo, di finire tra le pietre e farsi male. Sono tornato al bivacco Shingino. Adesso stiamo
c'era un bel vento, fa anche un discreto freddo. Vabbè, c'è tanto. Per fortuna qui in Valle Altrone i bivacchi sono tutti aperti. Sono inagibili, ma almeno aperti. Purtroppo ci sono altri posti dove non hanno usato la stessa linea di pensiero, purtroppo. Alla fine un bivacco può essere utile in situazioni di emergenza, quindi i bivacchi dovrebbero rimanere sempre aperti. Cose che succedono. Ora tira un gran bel vento. Ci sta bene, la giornata tutto sommato tiene. Non sto vicino a parlare perché sennò si sente una cippa. Comunque, come potete ben vedere, le previsioni di vento ci hanno assolutamente azzeccato. Quindi direi che ho fatto benissimo a tornare indietro, perché pensavo di essere giù con le gambe a perdersi nella neve, a faticare con questo vento contro. In faccia sarebbe stata una situazione infernale. Comunque questa sera a bivacco non sarò da solo e difficilmente riuscirò a fare altre riprese. Buongiornissimo a tutti, sono appena partito dal bivacco di Cingino, oggi concluderò il mio giro ad Anello, quindi farò l'itinerario, il ritorno sarà un pochino più lungo ma molto bello. Che dire, il vento non ha mollato un secondo, ieri c'è stata una bufera di vento e neve, avevo gli scarponi fradici, li ho lasciati fuori nella speranza che si asciugassero, stamattina li ho trovati rigidi e fradici ovviamente una volta che si sono un pochino scongelati. E niente, adesso scendo abbastanza rapidamente, così almeno mi infilo qua sotto nella valle dove dovrebbe soffiare meno vento. Ora che è uscito il sole c'è un po' più di calore e la giornata è fantastica oggi. Guardate un po' le condizioni della discesa col vento, il gelo di stanotte, tutto ghiacciato.
guardatele lì in fondo, poi mi guardano incuriositi. Ciao cavallino. Ciao, ciao. Ciao anche a te. Eccoli il lago di Camplicioli. O Camplicioli, o Camplicioli se siete francesi. Comunque qui si conclude il mio giro ad anello. E che dire, è stata una bellissima avventura, anche se non ho raggiunto la meta prefissata, ma va bene uguale. I paesaggi sono fantastici, la natura è magnifica qui. Vi lascio il link in descrizione dei prodotti Y-Food con il 10% di sconto. Io personalmente mi sono trovato molto bene, li riutilizzerò sicuramente questi prodotti, soprattutto in montagna durante le mie gite. Vi ricordo di iscrivervi al canale, questo e quello nuovo, di mettere un like, commentare e se vi va magari di seguirmi anche su Instagram e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, grazie!